Sensazione? Non lo so. Ti strappa. È bella coerente, cioè non è che ti strappa e tira la botta e sgomma, è proprio. La senti proprio che tira sia dietro che davanti, è fantastico. Ma è tornato! Sono tornato a mani piene. Oggi in esclusiva abbiamo il commento di una persona che sta andando a morire. No, ragazzi. Sempre in sicurezza totale. Ah, voglia. Facci che hai le vertigini, che sei al 20° piano, quella sensazione di paura. Ho provato più o meno la stessa cosa. Oggi cambiamo l'assetto a questa Mazda MX-5. Sul lato sinistro il mozzo è stato liberato per lavorare meglio. Qui sul lato destro invece siamo già abbastanza comodi, quindi possiamo procedere. Dunque, al momento stiamo smontando il secondo ammortizzatore anteriore, ovviamente, e stiamo levando le viti che tengono i silent block del braccio superiore per poter sfilare poi l'ammortizzatore. Per poter sfilare l'ammortizzatore nel complesso dobbiamo smontare le viti qua sui ceiling block, queste qua, per poter far sì che il braccio venga in avanti una volta che noi abbassiamo tutto il fusello. Ovviamente prima di levare i ceiling block dobbiamo smontare il raccordo del tubo del freno, dobbiamo smontare anche qua il sensore ABS, poi dovremo levare il bullone che tiene qua sotto l'ammortizzatore per poi finire con i tre bulloni del supporto superiore nella parte all'interno, insomma, del vano motore. Una volta levati questi e insomma fatto tutto il lavoro che abbiamo detto poco fa, potremo sfilare finalmente l'ammortizzatore per andare a montare il nuovo coilover Tain. Non so bene le chiavi a cricchetto. Neanche più piacevole da sentire. Ok, ci siamo. Dunque, al momento abbiamo levato tutte e due le viti del silent block, quindi dovrebbe muoversi questo braccio ed effettivamente lo fa. Quindi adesso possiamo sfilare l'ammortizzatore. Andiamo a levare? Andiamo nella zona superiore e leviamo i bulloni che tengono ancorato l'ammortizzatore al telaio della macchina. Ovviamente, essendo un telaio giapponese, rigorosamente i bulloni, la misura dei bulloni che ricorrono è sempre 14 e 12. È sceso già un po'. Sì. Ok. Ok, ora possiamo sfilarlo facendo attenzione a non toccare la carrozzeria dell'auto. Assolutamente sì. Ok, abbiamo l'ammortizzatore originale, ce lo conferma questa etichetta Mazda ufficiale, che andremo a sostituire con un Tain regolabile, quindi sicuramente meglio di questo. Allora, abbiamo due ammortizzatori, uno smontato e uno montato. Allora, ovviamente, per smontarlo, siccome non abbiamo in sede l'attrezzo per poterlo smontare, non abbiamo né un estrattore e non abbiamo né una colonnina per poter comprimere le molle, quindi ci siamo arrangiati in maniera, diciamo, un po' casareccia. Ovviamente queste sono cose che non vanno fatte, non sono a titolo dimostrativo, ma l'esecuzione corretta è in un altro modo. Però comunque possiamo smontare lo stesso gli ammortizzatori in questa maniera e senza attrezzature. Cioè, facendo come?
Praticamente noi applicheremo delle fascette di sicurezza, delle fascette in acciaio tra il giro di una molla e un altro, e poi dopo andremo, grazie al nostro amico Luca Spadano, a svitare il supporto superiore facendolo, come vogliamo dire, detonare. Ovviamente senza rischiarsi il nulla, perché le fascette ci terranno comunque la molla compressa per non far sì che ci arrivi sui denti. Però è sempre emozionante, iniziativa. Vado, vabbè. Allora adesso andiamo a ricomporre l'ammortizzatore prima del montaggio. Abbiamo questo tein regolabile in altezza. Dunque, per il corretto ordine dovremmo andare a montare prima il parapolvere, poi abbiamo questo rasamento, poi abbiamo il gommino che dovrà appoggiare sul rasamento con il nottolino interno che non ci fa giocare lo stelo, ed infine, per completare, il cappellotto. Ora ci manca solo da stringere questo bullone. Questo procedimento va ripetuto per 4 volte o 3, se non mi va di fare il quarto ammortizzatore. 3 solo sul lato cross. Per questo siamo in 4, perché lo facciamo una volta per uno. Giusto? Quello lo puoi posare. Ora devi tenere questo. Adesso abbiamo reinserito il braccio, i sealing block tutti e due, basterà uno e due. Ora basterà rimettere le viti, stringere. Dobbiamo ovviamente infilare la vite che sta alla base dell'ammortizzatore, rimontare la bielletta della barra stabilizzatrice, rimontare anche le staffe del tubo freno e del sensore ABS. Dopodiché ci aspetterà solo che una bella regolazione per l'altezza. Via. Ok, adesso ci serve la famosissima chiave a cricchetto. Dunque, in realtà in una macchina la dinamometrica, seguendo il manuale d'officina, servirebbe per ogni singolo bullone. Ovviamente ci sono determinati bulloni e altri determinati bulloni, nel senso che in questo caso, una volta che noi sentiamo che comunque è arrivato a tiro, essendo anche un tiro tra, diciamo, un sealing block, quindi non è una cosa, diciamo, importantissima a livello di tiraggi, possiamo anche tirarlo semplicemente a mano. La dinamometrica, per esempio, potrebbe servirci per il tiraggio del cappellotto superiore. Quindi coppia di serraggio, hai un'idea di quanto possa essere? Oppure coppia di serraggio, orientativamente, diciamo che un bullone di queste dimensioni all'incirca è intorno alle 12-13 kg. Ok, e parliamo di un 17? E parliamo di un... in realtà la vite nel nostro caso è da 12, dovrebbe essere questa qua, il diametro della vite, sì. Un po' meno, siamo un po' senti così com'è. Ok, al momento stiamo tirando le viti che fermano i sealing block con la nostra dinamometrica Beta. L'abbiamo settata a 8 kg, qua ci siamo, e anche qua ci siamo. Al momento stiamo fissando la base dell'ammortizzatore sul braccio. Ovviamente abbiamo qualche piccola difficoltà perché ora l'ammortizzatore è più basso rispetto all'originale. Siamo riusciti a infilarlo ugualmente forzando un po' sul braccio, però dovremo andare a inserire la bielletta stabilizzatrice, fissare le staffe tubo freno, tubo ABS, dopodiché ci siamo.
Ora faremo in modo di far entrare la vite in maniera molto molto delicata. Perfetto. Andiamo a mettere il dado da parte opposta con la nostra chiave normale, la nostra 17 fricchetta, andremo ad accostare il bullone. Per poi tirarlo di dinamometro. Abbiamo il set sempre a 8 kg, ovviamente il diametro della vite è lo stesso del seal and block, perciò lasciamo lo stesso tiraggio, dovremmo quasi esserci, ecco ci siamo. Perfetto. Bielletta. Adesso andiamo a rimontare la bielletta della barra stabilizzatrice sul braccio oscillante inferiore della nostra Malcolm 5. Dobbiamo solamente forzare un po' sulla barra per farci nell'entrata della bielletta, poi non ci resta che rimettere il dado per fissarla. Ora andiamo anche a play di dinamometrica, facciamo le cose fatte bene. Ci siamo quasi. Eccola, e anche lei è stretta. Ora credo proprio che andremo nella parte inferiore dell'auto. Abbiamo praticamente fissato tutto, abbiamo fissato la parte inferiore dell'ammortizzatore, abbiamo fissato la bielletta, abbiamo anche fissato i seal and block del braccio superiore. Ora ci manca da fissare questa staffa e quest'altra staffa prima di andare ad agire nella parte superiore. In questo caso, nello specifico, non andremo a tirare queste viti con la dinamometrica, anche perché sono viti molto piccole e non c'è bisogno, sono solo di supporto, diciamo. Perfetto. Ora quello che ci rimane per concludere il lavoro di fissaggio dell'ammortizzatore è di andare a stringere questi tre bulloni, ovviamente sempre dinamometrica. Dopodiché abbiamo fissato l'ammortizzatore e ci sarà solo che da regolarlo. Ora andremo ad accostare i bulloni prima di poterli tirare con la dinamometrica. Ok. Ed ora possiamo andare al tiraggio. Uno. Due. E tre. E ci siamo. Leo, sempre meglio accostarli un pochino prima di andarli a tirare, giusto? Sì, sicuramente è sempre meglio portarli, diciamo, a battuta. Dunque, abbiamo appena visto come si smonta l'assetto all'anteriore e come si rimonta. Ci siamo un po' arrangiati col telefonino in mano, entrando nel passaruota, per far sì che voi possiate vedere al meglio come si smonta e si rimonta questo assetto. Nell'episodio di oggi abbiamo visto come montare l'assetto all'anteriore della Mazda MX-5 ND e nell'episodio di domani, che pubblicherò alle ore 12, vedremo come montare lo stesso assetto al posteriore. È più o meno lo stesso procedimento, ma con degli accorgimenti un pochino diversi. Se hai i dubbi, degli interrogativi, cercheremo di fugarli. Per chi invece sbarcasse su questo canale per la prima volta, benvenuti. Vi chiedo di considerare l'ipotesi di iscrivervi e cliccare la campanellina per rimanere aggiornati ogni volta che uploaderò un nuovo video. Come al solito, grazie per la visione. Ci vediamo domani a mezzogiorno.